prossimo. Niente. Che ha fatto? Oh. Francesco. Come va? Molto bene, tu? Oh, avevo in mente una cosa io, Vai, vai, dici. In pratica, io avrei piacere di fare un pranzo con te, quindi ti pagherei... Vabbè, ti pago l'andata del treno. No, vedi, da 1000 euro, l'andata e il ritorno del treno. Poi? Sono già tanti 1000 euro. Quelli, guarda, voglio fare lì. Solo così? Adesso solo quelli. Poi vediamo. Quando arriva a 300.000, 1.500, 2.000, vediamo. Si alza, oh. Capito. Il 17 quanto va il 17? Ah, fratelli, te manco se mi fa scopo. Lascia stare, va, fratelli. Vattene a fanculo. Vai via. Io non ci sto a queste cose, Brasile. De che? Io non ci sto. Apposta sta bianco, però. Io ci sto. Apposta sta bianco. Leva se farino, fate. Via, via. Rimanno un po' il link, rimanno. Giorgio, ti sta a divertire, Giorgio? Ti sta a annoiare, Gio? Dimmi la verità, che può fare? Può parlare col pubblico. Arce, ti sta a annoiare, ragazzi. Segreto, ma sarei annoiato pure io. Perché? Sono invecchiato ormai. Scusa, fagli balla un letto, no? No! Perché? Ma noi di questa copertina bella rossa a lento mi metto a ballare, ma posso ballare man forte. Lo so, però se balli un letto, siete due figuri forti, ma ballato un letto. Ma dici perché mi vedi proprio. Com'è? Sei più palo. Mamma mia. Oh, ma Beatrice, fate lì. Sta qua. Ma Beatrice. Beatrice. No, è che io sto rompe, io sto. Dai, Beatrice, io sto a far compagnia. Dai, qua. Dai, Beatrice. Dai, mo tra un po' ti dai, tra un po' torna. No. Beh, sì, comunque sai, io volevo parlare di una cosa di Fedez. Dimmi un po'. Vai. No? Ok, vai. Allora, no, io volevo dire una cosa. Lui ha tanto criticato quello che io faccio, no? Perché quando sono entrato ha detto buonasera merda. No? Ma vogliamo ricordare lui quando, non so di chi era, il compleanno del figliolo o... però non nominavo io che si... No, posso parlare? Beh sì, ma mica sono una persona, insomma, no? Vai. Quando era il compleanno del figliolo o della mogliettina o del suo, non mi ricordo. Io mi ricordo però che sono stati un sacco criticati perché, se non sbaglio, erano entrati dentro al Carrefour. Al supermercato, era la festa di lei. Era la festa di lei. E quanto cibo hanno... Bravo. E poi io merda. Ecco, ho fatto. No, io. Che poi il cibo lanciato l'hanno dato in beneficenza. Quella l'ha il cibo lui. Lanciato, proprio calpestato, sputato, mangiucchiato, cagato e rimagnato l'hanno dato in beneficenza. Cioè, proprio a dire: voi siete la mia merda. Voi mangiate la mia merda. Questo è stato il messaggio. No, io ho ricevuto tanti messaggi di quel progredente di quella volta. Io ti dico la verità: 80% dei fan miei è stato a te. Ma pure a me. Ma pure a me. No, magari i tuoi possono essere di parte, no? Invece i miei no. Capito che te voglio dire? Poi comunque, ti ricordi quella ragazza che diciamo mi ha fatto il tranello, no? Che io gli ho detto di prendere... Trambocchino, mi ha fatto un trambocchino in diretta? Allora io gli ho risposto a modo, no? Certo. Poi che è successo? Volevo prendermi in un certo senso la mia rivincita. Allora comunque sì, ho pensato. E io quando penso riesco sempre a fare i danni. A fare i danni.
però mirati. E allora alla fine di tutto è finito che io gli ho mandato un messaggino, no? A lei. Una faccia arrabbiata. E poi gli ho mandato il video da me. Io sono megalomane, no? Gli ho mandato il video mio dove gli faccio. Te mi fai. Te mi appisellate, gli dico, no? E lei poi ha fatto questo video in diretta pure lei su Twitch, dove dice appunto. Mi ha scritto dopo quel giorno, è un megalomane, sapete? Mi ha mandato la faccetta arrabbiata, mi ha mandato. Cioè, capito quanto ci stanno a marciare sopra? No, però io ti posso dire una cosa che penso io oggi. Che non c'hanno argomenti. No. E che io sono l'argomento più facile, secondo me, sono entrato apposta là dentro. Perché così c'avevano argomentazioni. Oh, ascolta a me, è una cosa che io vorrei dire a te. Le donne sui social, accannele. Dammi retta a me, accannele. Perché dopo, ascolta perché, ti dico anche il perché. Se noi domani dovessimo andare a discutere qualcosa, fai conto, a me e a te ci darebbero sempre torto, perché stiamo toccando le donne, ad esempio, no? Quindi, quando andremo a fare un dibattimento su qualcosa che, secondo gli altri e te, ci abbiamo sempre torto, no? Nei confronti degli altri. Se però noi, in più, andiamo a toccare le donne, a prescindere, o i bambini, che non si fa, a prescindere ci darebbero torto a me e te. Capito che ti voglio dire? Sì. Sei d'accordo con me? Sì. Non ci ho capito un cazzo, Brasile, dica la verità. Come? Non ci ho capito niente. Parlavo troppo, Brasile, t'ha seguito. Non ho capito. Ma è imbarzamato il cervello, Brasile. E le donne ne devo toccare, Gero, e basta. Dammi retta a me. Allora, qua comunque sia, io sono in disaccordo, perché comunque sia, come anche tu hai detto oggi sulle tue storie di Instagram, ciò che si vede sui social è un blef, possiamo anche considerarlo tale, no? Però nel senso, io in quel posto, ma come dovevo reagire? Cioè, io che sono così, ho reagito da me. Cioè, io, Brasile, sinceramente, sai qual è per me non è un maltrattare le donne. Cioè, allora, ascolta. Voglio esprimere un attimo, perché se no è un concetto che non finisce più. Per me le donne e gli uomini stanno sulla stessa riga. Cioè, la parità dei sessi è proprio, capito come? Anzi, addirittura, in certe situazioni, sulle coppe, te lo può garantire lei, è la donna che porta i pantaloni. Di mamme, io a casa mia stavo comando le donne, io con un caso. Oh, e quindi vediamo che comunque sia ci sta, no? Questo rapporto che può anche essere in un certo senso più confidenziale, anche di primo approccio, io penso, io mi sento così, io sono spontaneo con le donne, sì, e con gli uomini. Ma quello che ti dico io, quello che io ti sto dicendo, siccome io e te, io vedo un po' oltre, no? Al momento, io non vedo al momento, io vado oltre il momento. Io ti dico, siccome io e te andiamo a rotta di collo e ci avremo un successo. Oh, mi sta a sentire qualcosa? Ah, beh, sì, mi stava a chiedere se volo l'acqua, ma ci sento, eh. Ma mi stanno a chiamare cazzo. Non mi può interrompere. No, beh, sì, no, stavo a capire. Dobbiamo cercare in qualche modo, perché siccome noi fra qualche mese, io lo so, sono certo di quello che ti sto dicendo, staremo molto in alto e certi atteggiamenti non ce li potremo più permettere. Capito che ti voglio dire? Anche noi non dobbiamo cambiare per nessuno. La nostra figura, la nostra immagine deve rimanere, il nostro atteggiamento rimarrà, però su alcune cose dobbiamo limare alcune cose. Certo. Perché dopo saremo talmente visti e talmente sulla bocca di tutti dopo. Ma io credo che infatti questi discorsi che noi ci stiamo facendo siano di un altro livello. Cioè, nel senso, adesso, in queste condizioni, adesso, se fosse stato sabato scorso, e saremmo entrati, se fossimo entrati in questi termini, no? In questo canale, sarebbe andato anche un po' diverso. Io allora non rimpiango quello che è successo, non lo posso rimpiangere, perché in un certo senso sono anche soddisfatto, veramente mi sono tolti i sassolini dalla scarpa, quindi comunque sia io me ne vanto, però non voglio che la gente oggi tu hai fatto un video, no? Sì. Che mi hai mannato. Io l'ho detto, l'hai mannato sui social, ma tu ridi, ma c'è poco da ridere.
fra qualche mese non li potremo più mandare questi video, porco Dio. Ma tu c'è poco da ridere, anzi è, non li possiamo, non ci possiamo permettere. Beh sì, mi dispiace, io sono matto, sai che c'è? A me mi è venuta questa idea. Ma mo dimmi, ma chi ha mai fatto una cosa del genere? È proprio da squilibrato? No, io parlo di questo. Certo. Sì, ma tu non puoi. Magari c'è il rischio pure che entri dentro al supermercato, se bevi, no? Dopo che famo? Ma perché? Qua... gliela stai a regalare così. Ma gliela sto regalando, gliela sto proprio a servire. Però sai, quel pu... Ma se aspetta. Ma l'hai capito? Poi arriva la cassa. E uno mi ha pure riconosciuto, no? Nel senso che mi segue. Quindi quello dopo, quando si vede la storia, dice, ma vedi questo? Magari, capito, poi succede pure che piano piano va a capire che può succedere, nel bene che male. Io certe cose regalate così, a regalargliela, io ne capisco. Cioè, in conto che tu mi dici, bravi, andiamo, famo, dimo, perché se siamo organizzati diamo una più a uno. Lo so, però sai che c'è, a me mi piace pure il rischio. Ma no, ma perché sei uno scemo, ecco perché. Ma può essere. Perché no, no, tu no, può essere, perché sei uno bravo, scemo. Bravo, c'hai ragione, Brasi, io sono scemo, eh. Ma no, perché che ma motivo c'ha di comportarsi? Qui non si tratta di essere matti, qui si tratta di essere sciocchi, come ti dicevo io, che sei uno sciocco. Perché tu adesso, con tutto il successo che ci avrai, tu gli vai a regalare ste cose, sei uno sciocco. Ma a me mi piace rischiare, sì, come quando mi sono appeso su a gru, nel senso, sai che c'è, la vita mia se no diventa stabile. Io ho bisogno di provare emozioni. Io più che dirtelo, più che darti consigli da persona più grande, io è come se fossi tuo fratello. Lo so, ma io apprezzo, Brasi, apprezzo, però adesso dico che io ho bisogno dentro di me di essere vivo. Se no mi scordo di essere vivo, Brasi, la mia vita diventa troppo statica. Questo io però posso dirti che come te mi stai a dare sto consiglio a me, io sto consiglio io do all'altri, nel senso, raga, siate liberi, non andate a fare criminali in giro che vi fate beve. Però comunque sia, ricordatevi di essere vivi, perché lo sai, Brasi, qual è il fatto? Mo stiamo a parlare pure, stiamo entrando in discorsi che mi piacciono, perché la maggior parte dei pischelli, no, io comunque ho 23 anni, sono pischello, quindi... Oh, voglio essere vivo, vieni a buttare che... Ma non pare che ho 23 anni, Brasi, perché io li vedo, quelli che... Cioè, comunque sia, Ale, no? Cioè, stai un attimo, nel senso, i pischelli che fanno a 20 anni, che vanno... No, manco là vanno a Brasile, perché tanto ormai non c'hanno manco più bisogno. Manco là. Cioè, nel senso, vanno al baretto, consumano, vanno la sera in discoteca, consumano. E calla. È stabile, è una vita monotona. Al massimo fa bottarella. Ma attenti un attimo, io ti sto dicendo, vuoi rischiare? Vieni con me, ci lasciamo dal paracadute. Ma magari. È quello che devo fare. Però per far quello, se lo vuoi fare da solo, cosa che io voglio fare da solo, perché non mi va di lanciarmi dal paracadute con un altro. Cioè, lo devo aprire io il paracadute, ma proprio al momento clou, nel senso, oltrepassare proprio la linea del limite. Ma te ne vedi troppi film però. No, ma Brasi, cioè io comunque ho fatto una cifra di cose estreme, Brasi, io mi sono arrampicato pure su una gru che rischiava la morte, mi sono appeso con una mano. Cioè, a me mi piace proprio l'ebbrezza. Cioè io sono un vero e proprio stuntman, a me mi piace il brivido. Il brivido del rischio. Cioè, ho fatto pure il modo di guida mio, Brasi, ma sai, io sono veramente matto. Cioè, io l'altro giorno mi è scappato, perché io so guidare molto bene. Però, ecco, succede, no? Però a me mi piace quel brivido, cioè, se io mi metto su una stradina piccola, mi dirai... Metti a repentaglia la vita dell'altri, per ma carità. No, ma non è manco quello. No, è quello, perché io voglio pure... No, lo sai perché so di questo, Basì, perché tante persone comunque mi dicono, io vorrei guidare come te. Scusa, però io così mi distacco, ma chi è poi scusa, ma chi è, mi fai di sto deficiente? Cioè, no, social boom, poi mi se sta a vedere in diretta, cioè ti dico fermo, ma Dio. Scusami, posso fare quello che mi voglio. Ma battene a fan culo dell'altro, vuoi vedere, scusa, io sto a fare un discorso serio. Comunque volevo dire, Brasi, che stavo di appunto di mettere a repentaglio la vita dell'altri, perché comunque poi magari ci stanno dei ragazzi che dicono vedono il video che guido magari con la macchina con i piedi sul volante e emulano. A me mi è andata bene, perché comunque sia c'ho la macchina che c'ha il cruise control, so guida. Però magari poi se va a trovare il ragazzino che c'ha la microcar, uno preme il pedale, uno si mette a guidare là, prende e tampona le macchine, se gli va bene, prende qualche pedone,
Cioè, nel senso, bisogna pure prendersi la responsabilità di quello che si fa. Questo io dico. Cioè, è vero che comunque sia uno deve... Ma mi stai a seguire, Brasile, io sto a parlare troppo. No, no, che sto a seguire, io non sono d'accordo, Brasile. Non sono d'accordo, però io ti dico va bene, perché quando... Ma è giusto, fatto... infatti, Brasile, ma mica sto a dire che io c'ho ragione e che tu c'hai torto. Io sto a dire la mia e tu stai a dire la tua. Però io voglio dire la mia proprio fatta bene, perché sennò poi va a finire che faccio il criminale, mentre ovviamente ci stanno i calcoli in quello che faccio. Ma con me io queste sono cose viste e già riviste, già fatte e rifatte. Beh, ma insomma, beh sì. Che cosa? Ma chi ama fate queste cose? Ma in Italia, ma te, ma hai visto qualcuno che si appende da gru, fa le cose che faccio io? Io sinceramente no. Ma non è perché sono megalomane, Brasile.